sono qui infatti come rappresentante di quel comune che ha dato un po' i natali alla malavita del Brenta, a Felice Maniero, e che è un comune che è riuscito in maniera straordinaria a metter fine a questo evento criminoso che è durato per molti anni. Grazie a cosa? Grazie al fatto che c'è stata una forte risposta della società civile, una forte risposta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e delle associazioni. Il nostro comune si rifletteva l'altro giorno in occasione del saluto ai ragazzi che attualmente sono all'interno del bene confiscato della villa, dell'ex villa di Maniero, stanno in qualche maniera lavorando e mettendo del loro per migliorare questo bene. Ecco, in quell'occasione io dicevo che Camporlomo Maggiore è uno dei comuni con una presenza di associazioni, di volontariato, culturali, eccetera, tra i più alti della Riviera del Brenta, senza togliere nulla agli altri. Questo perché appunto questa è stata una forte risposta anche a un sentire un certo marchio su questo territorio. E su questo noi ci troviamo a distanza di tanti anni a dover combattere con tutte le forme possibili per cercare di ridare un'altra immagine. E questo che pesa a me come primo cittadino quando mi muovo in qualsiasi parte d'Italia, dei territori, anche stando in vacanza come la settimana scorsa, in cui riconoscono il nome di Campolongo Maggiore come quel paese in cui si piantano i fagioli con il fucile. E questo il detto, no? Il brand che in qualche maniera ci hanno affibbiato. E quella polemica che c'è stata qualche tempo fa con Wikipedia, che poi ha avuto un risalto mediatico anche importante, era proprio legata a questo, il fatto che un motore di ricerca che attualmente è tra i più frequentati soprattutto dai giovani, che quando tu clicchi Campolongo Maggiore, tra i personaggi famosi di questa pagina ti viene fuori il primo posto Felice Maniero e poi dietro nessun altro, e questo è un messaggio devastante per quello che può essere invece uno sviluppo positivo di questo nostro territorio. Ecco che queste iniziative hanno sostanzialmente, e qui faccio apro e chiudo una parentesi, perché il potere della stampa, delle forze dei media, e qui ne abbiamo anche tanti presenti e ci aiutano anche nel nostro lavoro di amministratori a comunicare meglio quelle che sono le iniziative che portiamo avanti. Io faccio un invito forte in questo momento a cercare di comunicare le iniziative che facciamo anche legate all'antimafia, togliendo completamente quella faccia d'angelo col foulard attorno al collo, perché dal punto di vista comunicativo è un messaggio in cui passa in primo piano quell'immagine del personaggio che si è in qualche maniera costruito attraverso attività illegali, e quindi diventa poi anche un mito che viene ricalcato nelle magliette, che diventa strumento commerciale, eccetera, e passa in secondo piano tutto quello che invece sta facendo questo territorio per rispondere in maniera positiva, mostrando quelle che sono le nostre eccellenze. Ecco, questo, apro e chiudo questa parentesi, è un invito che faccio forte in questa occasione per cercare di mettere in secondo piano quello che c'è stato, che non bisogna dimenticare che c'è stato, ma però bisogna in qualche maniera guardare avanti. Questa è una forte occasione di, secondo me, di marketing territoriale forte anche per la Riviera del Brenta, e quindi mi associo a quanto detto prima, perché questo è un territorio straordinario dal punto di vista industriale, produttivo, eccetera, e turistico, con delle potenzialità straordinarie, che deve anche guardare avanti e per sopravvivere, qui abbiamo anche rappresentanti delle categorie, delle istituzioni bancarie, eccetera, e ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di attrarre investimenti, abbiamo bisogno che qualcuno da fuori che ci guarda veda quelle che sono le nostre potenzialità positive, veda un territorio dove c'è la possibilità di investire e la possibilità di far crescere qualcosa. E quindi questo è il messaggio che vogliamo dare in maniera unita e forte, di riuscire a in qualche maniera mettere una pietra sul passato, con quella famosa pietra che si è messa nel giardino della legalità attualmente, quindi una grossa pietra su un bene confiscato, quindi mettendo una pietra sul passato, e guardare avanti. E non credo che ci sia occasione migliore se non quella di una bella partita dove la Nazionale Cantanti, che io non perdo mai occasione di ringraziare, in quando l'ultima volta con Gianluca Pecchini è venuto giù, ha già finanziato una parte della redazione del Giardino della Legalità,
grazie appunto a un'altra partita che è stata svolta nel 2010. Quindi anche grazie alla Nazionale Cantanti e grazie allo sport, che è sempre un messaggio positivo, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, di portare avanti questo percorso. Un calcio appunto alla mafia lo daremo domenica, e io direi più un'occasione di rilancio forte che questo territorio prova a dare tutti insieme uniti e forti. Ecco.